mi sostituisce Pietro Melia. Anzi, non è che mi sostituisce, proprio mi rinnova Pietro Melia, perché per me è stato una delle persone più importanti che ho avuto in questa fase di 3 anni della mia presidenza. E quindi sono felicissimo che le redini passano a una persona di prestigio, di cultura, di grandi conoscenze, con un bel cervello e una bella penna. Sono contento perché la Proloco Esaurato merita. Adesso abbiamo una sede importante, siamo collegati con varie associazioni, la Proloco può decollare molto, forse di più di quanto abbiamo fatto noi. Noi abbiamo amici privati che ci hanno sempre sostenuto, abbiamo per la verità un ottimo rapporto anche con l'amministrazione comunale, ci rendiamo conto però delle difficoltà in cui versano, ma la Proloco secondo me dovrebbe essere proprio il braccio operativo dell'attività turistica, anche perché come voi sapete è l'unica associazione turistica di rilevanza pubblica, per cui ha una certa importanza e soprattutto è un'associazione regionale inserita a livello nazionale, per cui è importante che la Proloco abbia quel ruolo che deve avere e che certamente Pietro Melia le darà. Ho accettato, devo dire, con grande entusiasmo questa proposta che è venuta dal Presidente uscente, da Franco Cervadoro, così come ho già fatto anni fa quando mi propose di dare una mano alla nuova Proloco. Lo faccio con entusiasmo, ma anche nella consapevolezza che c'è molto da lavorare e cercherò di dare il meglio di me stesso, naturalmente, senza alcun interesse, guardando esclusivamente al bene della città. Tra le innumerevoli difficoltà, soprattutto di carattere economico, come porterete avanti la programmazione? Ma questo è il problema dei problemi, cioè nel senso che, come sanno tutti, sono venute meno le risorse della provincia che finanziava le Proloco appunto della provincia e le risorse del comune, perché il comune è in fase di predissesto e quindi è inutile sperare che arrivi qualcosa anche dal municipio. Fino ad oggi ci siamo sostenuti attraverso intanto le risorse personali dei soci, dei membri del direttivo e grazie anche ad alcuni imprenditori che ci hanno messo a disposizione qualcosa per consentirci di andare avanti e realizzare quel programma minimo che ci siamo fin qui dati. Il programma minimo consiste in 2 appuntamenti, come sapete l'Ippocampo d'Oro, che riguarda i soveratesi che sono affermati in qualche modo nel mondo nei vari campi, e poi il tradizionale appuntamento con la festa di San Martino nel mese di novembre. Cercheremo ovviamente di allargare al limite del possibile gli orizzonti, abbiamo qualcosa in cantiere ma ancora non possiamo anticipare nulla. La nuova sede collocata sopra la stazione ferroviaria, oltre a rappresentare il punto di informazione turistico, vorrebbe anche coinvolgere tutte le associazioni attive sul territorio di Soverato. Ma questo è il progetto al quale io tengo di più, e cioè coinvolgere finalmente in un unicum tutte le associazioni che agiscono sul territorio di Soverato. Sono tante ma sono scoordinate, quindi hanno bisogno di un minimo di organizzazione e di coordinamento. Per questo mi farò promotore di una richiesta direttamente al sindaco affinché convochi una riunione di tutte le associazioni della città in modo tale da mettere mano ad un'intesa intanto comune e poi ad un programma comune che faccia in modo che finalmente a Soverato si abbiano delle iniziative di tipo culturale in tutti i mesi dell'anno e non solo nel periodo estivo. Solo mettendoci insieme possiamo costruire un progetto vincente. Io confido molto in questo e so che raccoglierò anche risposte positive. Da giornalista opinionista quale tu sei, cosa pensi della programmazione estiva organizzata dal Comune? Ma io ho apprezzato molto per esempio l'iniziativa del Comune di concedere alcuni locali antichi di questa città
a delle associazioni che promuoveranno delle iniziative e degli eventi anche a titolo gratuito. E anche la programmazione della Summer Arena, insomma, Maurizio Senese è un manager di successo e darà la possibilità a tanti soveratesi e anche a chi viene da fuori di assistere a spettacoli eccezionali nell'arco di questa estate. Poi per il resto, ripeto, ci vuole un minimo di coordinamento per mettere insieme una proposta e lavorare tutti insieme.